in collaborazione con Baccanale 2019, Imola, in questo caso l'inaugurazione al Teatro I Bestignani. Leo Gullotta che recita il pezzo delle Madeleine tratto dalla Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Questo è l'aspetto più culturale, ma poi c'è tutto l'aspetto gastronomico di questa kermesse che andremo a scoprire insieme tra mostre, incontri, mercati, degustazioni, menù a tema nei tanti ristoranti del territorio, il tutto fino al 24 novembre. Siamo veramente a conclusione della trebbiatura del riso, parleremo di questo in questa puntata di A Cielo Aperto. Siamo andati nel Ferrarese, per esattezza a Iolanda di Savoia, dove quest'anno per molteplici cause la trebbiatura è stata ritardata. Parleremo in modo approfondito della produzione di riso che qua nel Ferrarese esprime il massimo delle potenzialità. Comincia dai mercati cittadini il nostro racconto del Baccanale 2019 a Imola che animerà la città fino al 24 novembre prossimo. Si comincia con Slow Food, il mercato della terra, cibo buono, pulito e giusto, direttamente dai produttori per proseguire con saperi e sapori di oggi e di ieri, prodotti tipici con la Proloco Imola. Intanto ai musei di San Domenico ritorna il 26esimo banco di assaggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell'Imolese che termina stasera, mentre gli olivicoltori arrivano la prossima domenica con Oli Imola arricchito dalle degustazioni preparate dall'Istituto Alberghiero di Riolo Terme. Il 17 e il 24 novembre una nostalgica rievocazione dell'antico mercato delle erbe. Tutti i giorni sono buoni per i biscotti della gioia, una dolce antica ricetta del monastero delle Clarisse. Tutto a coniugare l'innovazione in cucina e le antiche tradizioni e soprattutto il gusto dei ricordi. Tema ispiratore di questa annuale rassegna sulla cultura del cibo organizzata dal comune di Imola e che ci porta dalla cucina al cuore. Come ogni anno il Baccanale si rinnova, riesce sempre a dare qualcosa in più, una manifestazione enogastronomica e culturale importante che si è ritagliata un posto di rilievo anche a livello regionale, quindi partiamo stasera con un grande artista, 54 anni di carriera, Leo Gullotta, che apre per sottolineare anche la valenza proprio di questa manifestazione così importante. Ma il gusto dei ricordi come può essere declinato? Il gusto dei ricordi è proprio per ricordare quello che sono dei sapori del nostro passato che hanno accompagnato la nostra infanzia e che non ricordiamo più, quindi vogliamo sottolinearlo con questa rassegna. Per esempio quello che era un mio gusto dei ricordi, non so, sono le zampe della gallina bollita quando si faceva il brodo, oppure la cresta, le frattaglie, le cervelle fritte, tutto quello che anche non si buttava via niente, quindi anche un messaggio molto importante, ovviamente ambientale. A Palazzo Tozzoni si anima un gioco della memoria, ve lo ricordate, una scatola che nasconde tra i veli il ricordo di immagini del Baccanale dal 2006 ad oggi, un'installazione interattiva di Panem et Circenses, coinvolti piazze, palazzi, portici, musei, anche perché si va a passeggio nei luoghi leonardeschi, era il 1502. Anche a questo anniversario si collegano eventi del Baccanale, proprio a Leonardo da Vinci si ispira lo storico della alimentazione Massimo Montanari citando "La memoria è oggi". Ma ne parleremo tra un po' quando ci trasferiremo direttamente al Teatro I Bestignani. Per il momento ci soffermiamo tra questi veli e queste locandine per capire qual è il possibile fil rouge di tutti questi baccanali, non solo gli ultimi 10. Ma il fil rouge mi sembra abbastanza semplice, cioè coniugare il cibo ha degli elementi che non sono solamente nutrizionali o gustativi, gastronomici, ma sono anche mentali.
a comporre una cosa che tutta insieme è la cultura, che ha molto a che fare col cibo come elemento della quotidianità. Non è cibo e cultura, è il cibo come elemento culturale in tutti i suoi aspetti culinari, gastronomici, nutrizionali e appunto intellettuali. Qui al Baccanale abbiamo sempre seguito questo principio di scegliere un tema, ormai sono tantissimi perché il Baccanale ci accompagna da ormai 40 anni, scegliere un tema e attorno a quel tema proporre alla città di esprimere delle idee e organizzare attorno a queste idee degli incontri, delle mostre di storia, di letteratura, di antropologia, di arte, di tutte quegli aspetti della nostra vita che, essendo il cibo centrale, comunque vanno a interfacciarsi necessariamente anche con il tema del cibo. Ricordare i baccanali precedenti ci porta anche al tema di questo Baccanale 2019, che è appunto il gusto dei ricordi. Ma qual è il significato della memoria? Abbiamo prima citato anche Leonardo. Insomma, sono parole importanti che si collegano proprio a questa lezio fatta in teatro per inaugurare questa kermesse. Leggo alcune righe. A torto si lamentano gli uomini della fuga del tempo incolpando quello di troppa velocità, ma buona memoria di che la natura ci ha dotati ci fa che ogni cosa lungamente passata ci pare essere presente. Quindi che significa, Massimo Montanari? Ricordo, niente nostalgia, ma viviamo ancora oggi come fosse ieri e guardando al domani? No, ci può essere nostalgia e non è necessario che noi viviamo come fosse ieri. L'importante è mettere a fuoco questa idea che questo bellissimo testo di Leonardo ci mette sul piatto, e cioè il fatto che la memoria è nostra, è oggi, e ci consente di rendere presente ciò che è stato. Il rapporto su cui riflettiamo è quello fra il cibo e il ricordo. Direi in una doppia direzione, nel senso che c'è un ricordo del cibo e c'è un cibo del ricordo. Il ricordo del cibo è quando noi pensiamo a qualche avvenimento della nostra vita, fra i quali avvenimenti, i momenti del mangiare, i momenti del cibo sono molto importanti per le persone con cui li abbiamo condivisi, per le occasioni, le circostanze in cui tutto ciò è accaduto. Poi c'è il cibo della memoria, cioè quel cibo di cui parla Proust, e quel cibo che noi assaggiamo e che ci fa improvvisamente venire in mente delle cose di cui magari non ci ricordavamo più. E quindi è un po' un'interazione fra i due livelli, fra il gesto dell'assaggiare o del sentire un profumo, perché il profumo più ancora del sapore, dicono i biologi, è il luogo della memoria e del ricordo, e viceversa il ricordo che ci porta fuori da quello che stiamo facendo e ci apre degli orizzonti. Però sempre qui, sempre oggi, siamo sempre noi che ricordiamo, e la memoria è quello che vogliamo fare del passato. Allora, a questo punto andiamo tutti insieme alla ricerca del tempo perduto, insieme a Proust, anzi insieme a Leo Gullotta, per scoprire altri tasselli di questo baccanale legato al gusto dei ricordi. Ma andò a prendere uno di quei dolci, corti, paffuti, che chiamano Petit Madeleine. Ecco, sembrano modellati dentro la valva scanalata di una cappa santa. E subito, meccanicamente, oppresso dalla giornata uggiosa e dalla prospettiva di un domani malinconico, mi portai alle labbra un cucchiaino di tè, nel quale avevo lasciato che si ammorbidisse un pezzetto di Madeleine, ma nello stesso istante in cui il liquido al quale erano mischiate le briciole del dolce raggiunse il mio palato, io trasalii, attratto da qualcosa di straordinario che accadeva dentro di me. Una deliziosa voluttà mi aveva invaso, isolata, staccata da qualsiasi nozione della sua causa. Di colpo mi aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità, agendo nello stesso modo
dell'amore, colmandomi di una essenza preziosa, o meglio, quell'essenza non era dentro di me. Io ero quell'essenza. Che emozioni ha ritrovato in questi passaggi dell'opera di Marcel Proust con questa Madeleine che ha portato ad emozioni fortissime nella memoria, una memoria forse anche involontaria legata ai sapori? Appunto, i sapori, ma c'è questa pagina di Marcel Proust in occasione appunto di questo incontro qui al Teatro Stigliani del Baccanale. Intanto è bellissimo l'incontro, indagare il mondo, i gusti, come nascono, che cosa si cela dietro. Questa è anche una pagina di Marcel Proust, ma questo è il tema generale della serata, dell'incontro. Insomma, sapere, curiosare, avere anche delle emozioni attraverso, come dice appunto Marcel Proust nella sua lettura, la tazza di tè. Cosa si cela dietro una tazza di tè? Ecco, questo è un bel viaggio dell'anima, della mente. E invece il gusto del ricordo per Leo Gullotta qual è? A quale cibo è associato? Ah, io ne ho tanti di ricordi, sai, io sono nato a Catania, quindi siciliano, che viaggio e faccio questa professione da 54 anni, di anni ne ho 73. Applauso, applauso, applauso. Mi ricordo per esempio la mattina prestissimo, quindi parliamo intorno agli anni 50, la mattina prestissimo d'estate mia madre faceva di tutto per comprare le more, fanno bene allo stomaco dei bambini, e si metteva lì mattina presto, arrivava l'omino, gli diceva guarda, comprava, me le portava. Oppure il passaggio delle caprette, sempre al mattino presto, i fratelli più grandi, quindi il latte costava allora, andavano a prendere il siero di ricotta, perché è la parte finale, no? Quindi c'è molto brodo. Ragazzi cresciuti che andavano a scuola mettevano tanto pane, si mangiava, erano belli forzuti. Io ero piccolino, ero l'ultimo della famiglia, quindi piccolino il latte era importante. La mamma mia, sempre al mattino prestissimo, aspettava le caprette che passavano, c'era il latte che si mungeva lì sul posto nella bottiglia, il latte caldo, me lo portava a letto. Quindi la bottiglia portava calore e poi c'era il latte. Ecco, non sono soliti ricordi questi qua, ma sono ricordi profondi dell'anima, della mente. Siete curiosi, cercate sempre di domandare. Voi sapete cos'è il Mauro? Il Mauro a Catania, ragazzino, oggi non c'è più perché l'hanno rovinata, hanno distrutto tutto. Il Mauro era un'insalata di alghe, la vendevano per strada, la prendevano così, te la mettevano in un foglio di carta, c'era una spruzzata di limone, un po' di sale e la mangiavi. E questo è un ricordo meraviglioso, ragazzino, voglioso, poche lire in tasca la compravo, il Mauro. Signore e signori, buon Baccanale a tutti quanti, grazie. E adesso ci fermiamo un attimo, la linea passa a Claudio Ferri con Cielo Aperto, ma noi tra prodotti agricoli, vini e menù a tema ci vediamo nel finale, sempre con il Baccanale.